Buonasera a tutti. Allora, scusate se ho questa voce un po' bracata perché un po' ho problemi di salute, un po' l'esito di ieri, anche la difficoltà di ieri, sotto freddo, ghiaccio, abbiamo portato 14, quasi circa 14.000 persone. E quindi io devo fare i complimenti a Leonardo Iaccarino e a Luigi Miranda perché abbiamo aumentato il popolo di centrodestra. Quindi io penso che al di là della mia vittoria è stata la vittoria del centrodestra. Portare 14.000 persone, un risultato che non l'ha avuto neanche Bari, che ha doppio della popolazione, penso che questa è stata la vera vittoria del centrodestra. Io provengo da una cultura politica di lunghissimo corso, che non è riconducibile solo ai miei 25 anni in Forza Italia, ma ero ragazzo quando frequentavo le sezioni della Democrazia Cristiana e penso che il valore assoluto, l'unico valore che mi ha dato la politica è quello di non portare rancore, di guardare avanti, quel valore che non mi ha dato neanche la mia educazione cattolica. Questa è la forza della politica, di mettere al centro sempre e di gettarsi alle spalle il passato e di mettere al centro sempre il bene comune. Questo penso che sia oggi la vera vittoria, di mettere in comune le forze politiche che hanno vinto 5 anni fa, e abbiamo vinto 5 anni fa con il PD che era al 40%, erano tutti renziani a Foggia, erano tutti sul carro del vincitore, e noi abbiamo vinto una battaglia difficile. Ecco perché non potevamo vanificare i risultati di 5 anni e non potevamo vanificare i sacrifici che ha fatto questa amministrazione comunale, che il dato di ieri certifica, lo dico con chiare lettere, certifica il buon lavoro di 5 anni. Il popolo di Foggia ha promosso l'amministrazione comunale di Foggia, ha promosso l'azione di governo.